finale, la preghiera finale della benedizione di qualche che è stato preparato un libro e una targhetta che dicono il motivo di questo libro. Lo metteremo su un tavolino preparato accanto alla tomba di Nina Moscati con una penna e ciascuno che vuole può scrivere intenzioni di preghiera, testimonianze di guarigione, richieste particolari al Signore per intercessione divina. Ecco, stare stabile per permettere ai fedeli di esprimere i loro bisogni, le loro necessità, un po' come facciamo per San Giuseppe Moscati, che nella sala ricordi c'è il quadernone sempre aperto per coloro che vogliono scrivere qualcosa. Anche questo è un gesto molto bello che credo che aiuterà parecchio a crescere nella conoscenza di questa bella figura. Preghiamo ancora il Signore. Dio, che in questo sacramento di vita eterna ci hai colmati di benefici della redenzione, dona la pace alla nostra sorella Nina e introducila nella comunità dei santi. Per Cristo nostro Signore. O San Giuseppe Moscati, medico licenziato di Siena, che nell'esercizio della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti, guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione. Donaci sanità fisica e spirituale e ancora una volta sii dispensatore dei favori divini. Allevia le pene dei sofferenti, dà conforto agli ammalati, consolazione agli afflitti, speranza agli sfiduciati. Giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio, gli anziani un conforto, i moribondi la speranza del regno eterno. Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità, onestà e carità, affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri e diamo gloria a Dio. Buonasera, buonasera Padre. Grazie, scusatemi se mi permetto, mi avete chiesto, e siccome prima Padre Vincenzo ha citato la lettera che lessi quella sera in Giudì di Campo, la strada a Nina Moscati, e purtroppo non ce l'ho io con me adesso questa lettera, era una lettera che io avevo scritto di getto, una lettera immaginaria però su tutta la storia dei fratelli Moscati. E non so se quanti di voi ricorderanno poi la fiction che giravamo su Moscati, e quel personaggio mi ha dato tantissimo, appunto io non lo era sì Madonna, diciamo si direbbe oggi single, che all'inizio era una ragazza, l'abbiamo descritta così, però poi nella fiction lei dopo si vede che poi cominciò ad aiutare anche i poveri e fu complice, no? Nel fare bene del fratello. Ora io stasera sono venuta e così stiamo improvvisando e mi hanno chiesto, dice, che ci puoi fare? Siccome qualche giorno fa è stato mandato in onda un mio
mio pezzo, tra l'altro in una stessa trasmissione, se lo posso dire, ci siamo ritrovati insieme ma non lo sapevamo, mi hanno chiesto vuoi fare un pezzo dedicato a Edoardo da Filomena Marturano, il pezzo di quando Filomena parla della Madonna delle Rose, con la Madonna delle Rose, siccome Nina Muscati era devota alla Madonna, anche io sono devota alla Madonna, io sono devota alla Madonna dell'Addolorata, infatti sto facendo una ricerca partendo dalla Madonna dell'Addolorata di Piazza Trieste e Trento su tutte le Madonne addolorate che trovo nelle chiese d'Italia. E allora ce l'ho fresco, diciamo, questo piccolo pezzo che Filomena Marturano, oddio, una donna, diciamo, considerata una mettatrice, però anche nella fiction, proprio Nina Muscati e Giuseppe Muscati, prego, sedetevi, sedetevi, aiutarono proprio una donna, no, che aspettava un figlio, vabbè, gli era tutta romanzata la storia. E allora però sento che questo pezzo si può fare, perché quando Filomena Marturano, insomma, sia un personaggio che tutti voi conoscete, confessa a Domenico Soriano di avere questi figli e che questo suggerimento di tenersi, questa era la prima volta che lei era incinta, questo suggerimento gliel'aveva dato la Madonna delle Rose. E il pezzo fa così, Ernest proprio mezzanotte, pa' strada camminavi sola, era prima volta, e mo che faccio, a chi ho dito, sentivo andava a me, a uscire in compagna mia, la riceva da, ma chi aspetti, ti togli il pensiero, io conosco uno molto bravo, a così camminando e camminando, mi trovai in un'amica mia, annanza all'altarina della Madonna del Rosa, e la affrontai a così, che già fa, tu sai tutto, sai pure perché sto qui toccata, che già fa, ma essa zitta, non rispondeva, a così fai, vabbè, chi non parla e chi ha gente da credere, sto parlando con te, rispondi. Forse si valutava, avrei visto, sentito da dove veniva quella voce. Hai da una casa con qualcuna aperta, hai da una finestra, o lo vi capriessa. Ma poi pensai, ma perché proprio in da questo momento? Che ne sa la gente di fatta mia? È stata essa, è stata Madonna. Si è vista affrontata e mi ha voluto parlare. E figlia, Sofia. E Giulia. Andate in pace. Grazie.